Ciao my darling, questo è il venerdì di Dawn of Justice, cioè Batman contro Superman. Dunque è evidente da che parte io stia, in teoria, ma è vero che sono i due supereroi più belli da vedere uno contro l'altro, no? Perché uno non può fare a meno di essere un supereroe e fa di tutto per essere un uomo, e l'altro non può fare a meno di essere un uomo e fa di tutto per essere un supereroe. Io lo so che tu non vuoi neanche che io cominci a parlarne, vuoi sapere se mi è piaciuto o no. A me è piaciuto. E ti dirò di più, a me è piaciuto Bat Affleck. Sì. Allora, ha secondo me parecchi difetti. Primo fra tutti quello di essere un film che ha voluto veramente un po' strafare, ha voluto metterci dentro di tutto, ha voluto essere il capostipite di tutta una nuova serie di film, perché a questo punto la DC ha visto quanti soldi ha fatto la Marvel col cinema e ha detto: aspetta. Quindi è frammentato, ha un ritmo un po' altalenante, secondo me, però sì, a me è piaciuto. Forse anche solo perché a me piace la materia di cui tratta, quindi come al solito trovo il modo di farmelo andare bene. Dunque, il cast in parte l'avevamo già visto in Man of Steel, quindi abbiamo Henry Cavill che fa Superman, Amy Adams nel ruolo di Lois, Diane Lane nel ruolo di Martha Kent, cioè la mamma di Superman, Lawrence Fishburne nel ruolo di Perry White, cioè l'editore capo del Daily Planet. Adoro il nome di sto giornale, Daily Planet. In più, a questo giro arrivano Ben Affleck contestatissimo come nuovo Batman. A me è piaciuto. Jeremy Irons che fa il nuovo Alfred e soprattutto per quanto mi riguarda Jesse Eisenberg che si prende sulle spalle Lex Luthor, cioè il ruolo di Lex Luthor, non... Cos'era questo? Come quando fai il coniglio? Vabbè. Ah no, e poi volevo nominare anche Holly Hunter che qui interpreta il senatore Finch e se hai mai visto Gli Incredibili in inglese l'hai riconosciuta immediatamente perché è la mamma degli Incredibili e quindi io per questo la amo. Lo so che non è piaciuto tanto Gli Incredibili, invece a me moltissimo. Ah no, poi scusami se mi dimenticavo, Gal Gadot, Wonder Woman. Naturalmente poi c'è tutto un... ma ne parlo dopo nel pezzo in bianco e nero, perché questo video per la prima volta dopo qualche video, beh, prima degli Oscar, avrà un pezzo spoiler. Dunque, il problema parte dal fatto che quando Superman stava combattendo il generale Zod, che inevitabilmente a me fa pensare a Toy Story, ma ok, ha seminato morte e distruzione tutto intorno, naturalmente. I due si sono affrontati al massimo delle loro abilità kryptoniane e il mondo intorno è finito in una landa desolata di morti e rovine. Batman questa cosa, o meglio Bruce Wayne, questa cosa non l'ha presa molto molto bene e qua secondo me c'è uno dei punti migliori di Bat Affleck, perché nonostante si cominci con l'ennesima storia delle origini di Batman, lui emerge subito come un personaggio che è motivato da moltissima rabbia e moltissimo desiderio di giustizia dopo tanta ingiustizia, secondo me. Peraltro mi è piaciuto moltissimo il pezzo della morte dei genitori di Bruce, primo perché Thomas lo interpreta papà Winchester, secondo perché mi è piaciuto poi lui come se l'è vissuta, mi è piaciuta la caduta dentro la caverna con i pipistrelli, lì secondo me si è fatto veramente tutto secondo le regole. Temo che sia una di quelle situazioni tipo la morte dello zio Ben quando si parla di un nuovo Spider-Man, cioè quando si fa l'inizio di un nuovo supereroe, non puoi evitare il suo inizio, no? Cioè, non avrebbero, io credo, potuto cominciare inserendo un nuovo Batman così. Ah, beh, questo tanto lo sappiamo tutti, no? Che è successo. Era inevitabile. A me è piaciuto come è stata trattata. In più, il momento durante la lotta tra Superman e Zod, in cui Bruce Wayne guida l'impazzata per andare verso il Wayne Building, lì mi è piaciuto moltissimo. Mi è piaciuta la scena. Ok, un po' beautiful, in cui di tutti quelli che può salvare, salva una povera bimba che forse ha anche un pupazzetto in mano per essere il topos letterario su tutti. Mi è piaciuto però l'accenno per i maniaci del fumetto, per cui quando lui si butta nella nuvola di polvere si vede un cavallo. Vabbè, stavo facendo una trama senza spoiler però. Dunque, dopo che Superman ha causato morte e distruzione, Batman non è molto d'accordo con l'idea che Superman non sia fermabile. Cioè, tutto bene per adesso finché Superman gioca dalla nostra parte, ma cosa succederebbe se a un certo momento decidesse di giocare per l'altra squadra, quale che sia? Noi umani saremmo completamente privi di difese, non abbiamo nessun genere di arma che possa funzionare contro di lui. In quel momento, giusto giusto, ti arriva Lex che ha trovato della criptonite sul fondo dell'Oceano Indiano e dice al governo e a Bruce Wayne:
Io volendo potrei farla un'arma, così volendo, se mai dovesse essere necessario, Dio non voglia, noi potremmo controllarlo, Superman. Questo è l'inizio, il casus belli di Dawn of Justice. Mi sa che l'ho già detto. C'è una ragione per cui io ce l'avevo un po' con a suo tempo Man of Steel. Esiste un'intervista dove c'erano Henry Cavill, Russell Crowe e Amy Adams, secondo me. A un certo momento era saltata fuori la routine di dieta ed esercizio a cui i signori uomini, i gentiluomini, si erano dovuti sottoporre. Dunque la produzione aveva fatto in modo che tutti i loro pasti fossero preparati dalla produzione stessa e consegnati a loro dovunque fossero nei mesi precedenti all'inizio del filming di Man of Steel, in modo che loro potessero effettivamente seguire questo regime così difficile. Naturalmente anche ad Amy Adams era richiesto di essere piuttosto in forma, vero, per essere Lois. Lei nel frattempo aveva avuto un bambino. Qualcuno secondo te le ha mai preparato dei pasti? No. Ci si è solo aspettati che lei si presentasse sul set, presumibilmente una taglia 38, ripeto, avendo giusto avuto un bambino, senza che la produzione si preoccupasse di occuparsi del suo di regime, tanto di dieta quanto nutrizionale, di esercizio, eccetera. Questa cosa mi aveva fatto imbufalire. Francamente presumo che anche in questo caso si sia verificata la stessa doppia misura. Quello che secondo me è allucinante è che lo si lasci passare, cioè che ok, allora va bene così. Vabbè, dunque secondo me a questo punto la fase a colori del Venividi è finita. Fammi sapere cosa ne pensi dell'invasione dei mantelli al cinema, in realtà anche in TV. Cosa pensi dei supereroi in generale? Sono l'epica moderna e ne abbiamo bisogno? O sono solo una bieca macchina da soldi ormai e non incarnano più alcun valore in cui valga la pena credere? Vabbè, ti mollo con questo dilemma colossale e ci vediamo al prossimo video o quando hai visto Dawn of Justice. Bene, se sei ancora qui possiamo parlare apertamente di come in realtà questo Lex Luthor sia più Joker che Lex. Ma no, andiamo per ordine. Dunque, a me lui è piaciuto moltissimo. Jesse Eisenberg, sono arrivata alla conclusione, può fare qualsiasi cosa e mi piace. Con quella sua faccia da stronzetto mi piace moltissimo. Dico fa più il Joker, ovviamente non nel senso che prenda esempio da Heath Ledger, che aveva fatto tutto un altro lavoro ed era un capolavoro, nel fatto che questo Lex Luthor è più genio e sregolatezza, ecco, che geniale industriale, anche se riesce a essere entrambe le cose, ovviamente, allo stesso tempo. Ci sono due discorsi che voglio fare in generale sulle prime volte in cui si vede Batman. Dunque, ho sto problema, a me questa nuova battuta non mi piace. Mi piace il nuovo logo, ma non mi piace la tuta. Non mi piacciono i momenti in cui si vedono i combattimenti e lui ha addosso quella specie di trench. È talmente goffo che sembra Hellboy. Mi è piaciuto, secondo me, l'enorme attenzione audio che c'è in tutto il film, ma in particolare per i rumori che fa la Batmobile. Mi ha fatto ridere perché la Batmobile in alcuni momenti mi ha fatto pensare a Saetta McQueen, per cui è resistente come un carro armato e scattante come un go-kart. Bella la Batmobile, ok, secondo me senza infamia e senza lode. Mi è piaciuto moltissimo il sistema di manipolazione che usa Lex Luthor, mi è piaciuto quando interagisce con il senatore. Mi piace quando Superman viene chiamato a difendere se stesso, in pratica. Ora, dall'altra parte, io credo si sia ingigantito molto il problema di Superman non può allo stesso tempo essere Superman e stare con Lois. Però è uno di quei MacGuffin, secondo me, cioè è necessario che questo sia un grosso problema in modo che la trama possa rigirarcisi intorno, no? Come se fosse un rocchetto di filo. Mi è piaciuto il modo molto contemporaneo in cui vengono dipinte le news, mi è piaciuto come si è visto i TG, i titoloni, come a volte la trama avanza soltanto vedendo questi titoloni, e quando Superman arriva al Campidoglio mi è piaciuto da morire il momento della realizzazione. Peraltro lì c'è un'altra presenza che noi già conosciamo e amiamo da Halt and Catch Fire, c'è Gordon. Mi piace molto quando il senatore si rende conto di che cosa stia succedendo, no? Quei due lunghissimi secondi che ti capita a noi per fortuna in piccolo, tipo quando ti rendi conto che una tazza ormai è finita, cade. E quel secondo lì si dilata e ti rendi conto di quando l'hai appoggiata storta, quando avresti potuto metterla dritta, quando c'era quel foglio che lì non ci doveva essere. Ecco, qui c'è quello stesso secondo dilatatissimo che mi è piaciuto molto, no? Che è quello che di solito è antecedente alle grandi tragedie, certo anche in prospettiva quando ti cade una tazza.
Prima ho accennato al discorso dell'attenzione audio, vabbè, la colonna sonora ovviamente è il lavoro di un mostro e mi è piaciuto da impazzire il fatto che sia molto evidente, io credo che tutti quanti hanno il loro tema. Ogni volta che salta fuori uno dei supereroi in esame, salta fuori il suo tema. Questo secondo me poi è particolarmente evidente con Superman, sarà perché io adoro il tema che in Man of Steel, secondo me nella colonna sonora si chiama Flight. Ma non solo, ovviamente, perché è un tema e quindi ritorna spesso rivisto, bellissimo. Perché uno dei punti clou, fammi pensare, lo mettiamo qui, ok. Batman riesce a rubare il file di informazioni a Lex, ok, benissimo. Dentro, guarda caso, c'è una cartella comoda comoda con le icone, con i nomi in codice dei supereroi dei prossimi film. Grazie. I supereroi in questione naturalmente sono Wonder Woman, Flash, Aquaman e Cyborg. Dunque, le cose che mi sono piaciute di ciascuno. Dunque, di Wonder Woman mi è piaciuto che quello che sarà il suo love interest si intravede nella foto, io l'avevo riconosciuto subito, sarà Chris Pine. Aquaman, meraviglioso, soprattutto in un mondo che ha visto Raj vestito da Aquaman, era necessario ridare un po' di credibilità, no, a questo personaggio e la scena di lui che emerge dalla grotta con gli occhi che fanno riflesso, il tridente, ma è bellissimo. Mi viene in mente quell'intervista che si è vista appena è uscita la notizia che sarebbe stato Aquaman, per cui gli hanno chiesto se fosse stato necessario prendere lezioni di nuoto e lui con l'aria Vets, vengo dalle Hawaii. Ho sentito accuse a Wonder Woman che è sciapa, che è. Allora, questa secondo me è una delle prime e più vistose vittime del fatto che il film abbia voluto metterci un po' di tutto. Cioè, Wonder Woman ha 14 battute nel copione. Forse avrebbe potuto ottenere di più pur con quelle 14 battute. Forse in questa mitica e bisbigliata edizione Director's Cut, dove c'è un'ora e mezza in più di film, forse si vede fare qualcosa di più. A me quello che si è visto è piaciuto moltissimo, anche al mega duellone finale a cui arriverò dopo. Ah, c'era un'altra cosa. Perché prendo appunti e poi li leggo male? Dunque, mi è piaciuto che sia un Batman sciupato e indurito, mi è piaciuto che Alfred a questo punto ormai si faccia molti pochi scrupoli, mi è piaciuto che alcune, io ne ho notate due in particolare, battute di Alfred siano paro paro dai fumetti. Ecco perché l'ho letto male, perché si vedono due volte le cartelle dei Metahumans, ok? Prima c'è il mega salvataggio di Lois e una titanica, io credo, occasione sprecata del copione. E non so perché, non so cosa è successo. Ho trovato lo screenshot e stavolta lo metto, non come nel video di Daredevil in cui li avevo collezionati tutti e poi mi sono dimenticata di inserirli nel video. Vabbè, allora, c'era il gioco di parole già fatto. Qual è uno dei nomi in codice di Superman? Son of Krypton, il figlio di Krypton. Son con la O versus Son con la U, ok? Qual è uno dei nomi in codice di Batman? The Knight of Gotham. Knight con la K o Knight senza the sun, the night. Sarebbe stato bellissimo, io credo, e invece niente. Uno dei temi centrali di Lex, secondo me, è quello più affascinante, quello che merita più approfondimento di tutti, e cioè il concetto: il potere non può mai essere innocente. E sarà che ho appena registrato il video dei libri, il 42, mi viene in mente il Signore delle Mosche, no? Cioè il potere e la violenza vanno sempre di pari passo. A questo punto, ecco, vedi, no, l'avevo fatto bene gli appunti. Continuo a leggerli male, ma li faccio bene. Si rivede il file dei Metahumans e io qua ho avuto il terrore che ci lasciassero alle icone. Invece, grazie a Dio, no, si è visto un flash di Flash. Che non mi ha del tutto messo in pace col fatto che non usino il Barry Allen della TV, però vabbè, cioè tanto è così, quindi bisogna farsela andar bene. Aquaman mi è piaciuto molto, Cyborg secondo me è un po' un rischio solo perché forse è ancora non molto molto conosciuto, non lo so. A questo punto siamo circa a tre quarti di film, arriva effettivamente il pezzo che è Batman contro Superman. Batman e Superman litigano forse 4-5 minuti. In molti hanno obiettato questa cosa, a me non ha dato fastidio. Se vivi tutto il resto come una preparazione, no? Una tempesta che si monta all'orizzonte e poi arriva. Però si rivela essere una tempesta estiva perché dura un attimo. Mi piace quando arriva Lois che spiega a Batman perché Superman con l'ultimo fiato soffocato dalla criptonite abbia detto salva Martha.
è il nome di sua madre. Mi è piaciuto perché qui si è stabilito quindi un trittico, no? Su uno spettro del credere, cioè avere fede nella possibile bontà di qualcuno, in particolare di Superman. Ecco, al massimo della fiducia e della fede c'è Lois, e Lois con la potenza che ha di credere che Kal-El può tutto, può essere Superman, può essere Clark, può essere il compagno ideale e quant'altro, riesce a trascinare quasi tutti con sé, incluso Bruce Wayne. A questo punto salta fuori Doomsday. Dunque, io non capisco perché continuino a usare evidentemente la mappa del troll di caverna del Signore degli Anelli, perché obiettivamente ci sono dei punti, delle inquadrature in cui secondo me era uguale. Peraltro, secondo me, a questo punto siamo in un circolo di scatole cinesi, perché anche durante la lotta con Doomsday stesso viene mandato a sbattere contro l'ennesimo palazzo che cade. Mi è piaciuto perché poco dopo al TG qualcuno si preoccupa di specificare, per fortuna era sera, quindi era del tutto vuoto. Perché sennò a quel punto ci sarebbe stato il terzo supereroe incazzato perché nel frattempo Batman e Superman gli hanno distrutto casa. Bellissimo secondo me questo duello, bellissimo quell'espressione che fa Wonder Woman, che si era già visto nel provino, vabbè, perché ti ripeto, di 14 battute qualcuna la dovevamo usare nel provino. Mi è piaciuto il salvataggio di Martha Kent, mi è piaciuto molto il momento di Superman che si ricarica. Abbiamo dovuto fare l'ennesimo momento un po' parecchio cliché del presidente degli Stati Uniti al telefono che ordina l'atomica. Allora, qua c'è un altro problema secondo me da considerare. Quante nuove generazioni avranno in questo film la loro iniziazione? Secondo me tante. Allora, noi che l'abbiamo già visto succedere, la dobbiamo smettere di lamentarci, perché questi sono i film di fondamento dei giovani nerd di domani. Quindi è giusto che ci siano anche quelle scene di Dio ci perdoni, chiave, clink, esplosione nello spazio che fa un sacco di rumore, magnifico. In realtà no, non lo so, forse qua ce n'è una di quelle senza audio, non me lo ricordo più. Ovviamente anche qua, rimanendo nei grandi topoi delle storie eroiche di sempre, c'è Lois che va a recuperare la lancia con la criptonite e si vive uno di quei momenti di panico che noi tutti abbiamo percepito in un qualunque livello acquatico, di qualunque cosa, in particolare in Tomb Raider, dove io mi trovavo a giocare trattenendo il fiato per vedere se sarei sopravvissuta. Di solito la risposta era no. Superman capisce che per affrontare questo nemico sarà necessario il sacrificio ultimo, le dice I love you e si butta. Bello, toccante, ripeto, sì, già visto mille volte, questi sono i mattoni fondanti di questa mitologia, è fatta così, hanno ricominciato a raccontarla e a me non è dispiaciuto. Certo, il finale nei fumetti era successo a rovescio in pratica e siete stati un po' dei bastardi secondo me. Cioè era necessario proprio farla finire così, le due parate, quella che in realtà è una farsa, il funerale di Clark Kent, il dettaglio dell'anello che è un po', hai la ferita aperta, no? Ti ci mettono un po' di sale sopra, un po' di limone, cioè neanche fosse una tequila. Quindi per sintetizzare, io credo che questa serie, questa batteria di film goda di un cast in realtà molto azzeccato. Certo, io credo il problema di questo film siano dei tagli mostruosi che secondo me si intravedono. Dall'altra parte mi rendo conto che un mega studio non abbia voluto rischiare su un film molto molto più lungo del normale. Secondo me è una stronzata, nel senso che noi nerd potremmo stare 16 ore, siamo stati delle 10 ore di fila a vedere le maratone del Signore degli Anelli, quindi non capisco perché continuino a sottovalutarci. Comunque vediamo quando esca una versione Director's Cut, vediamo se si salva, perché sono comunque d'accordo nel dire che avrebbe potuto essere molto molto meglio di così. L'unica cosa che credo abbia raggiunto la perfezione indubbia è la colonna sonora. Il finale, ti ripeto, l'ho odiato soprattutto perché è una presa per il culo, cioè non era necessario, e soprattutto è ovvio che torneremo a vedere l'altro. Non capisco perché ci devi fare questi piccoli ami del cazzo, come se noi avessimo bisogno del cliffhanger per andare a vedere il prossimo Batman o il prossimo Superman, quello che è. Se fai così, tu sceneggiatura, è come se stessi ammettendo la tua debolezza. Vuol dire che non sei convinta di poterci conquistare una seconda volta.
Vabbè, come al solito, fammi sapere che cosa ne pensi di Batman contro Superman. Naturalmente aspetto la tua nei commenti qui sotto. Se parliamo di spoiler, segnaliamolo perché non si sa mai. La mia principale lamentela, peraltro, è il tanto tempo che ci si mette a fare questi film. Come al solito, spero sempre di più in un approccio Netflix anche al cinema. Fammi sapere se invece tu preferisci avere una vita sociale. Mi rendo conto. Fammi sapere se sei d'accordo con qualcosa di quello che ho detto, se pensi che abbia detto delle fesserie, insomma, e se hai voglia di comunicare con me in un qualunque altro modo, ci sono tutti i link nel box. Per il resto, pur in modo farraginoso, come al solito, spero di aver detto tutto, di non averti annoiato e se ti va, ci vediamo al prossimo video. Ciao!